10 mesi, 31 morti, una vera e propria epidemia finora tenuta sotto silenzio. È il bilancio tragico prodotto dalla diffusione del superbatterio New Delhi in Toscana. Da novembre 2018 al 31 agosto scorso sono 708 le persone contagiate. In 75 casi il batterio ha dato vita a sepsi, l'infezione del sangue, e tra questi 31 sono morti, il 40%. Ma c'è ancora incertezza se l'infezione del New Delhi abbia fatto tutto da sola o sia una concausa. Di certo c'è che la situazione in Toscana è gravissima, con il pericolo che l'epidemia si possa diffondere al resto del paese o attraverso i turisti anche all'estero. Il New Delhi si trasmette per contatto. Il batterio è stato isolato per la prima volta nel 2008 in un paziente svedese appena rientrato da una vacanza a New Delhi, in India. Per combatterlo, la Toscana ha attivato un'unità di crisi e ha dato il via nei suoi ospedali a uno screening di massa sui malati, perché è proprio negli ospedali che il contagio si espande. Finora sono 15 quelli coinvolti. A essere colpiti sono principalmente pazienti immunodepressi o anziani. Il Ministero della Sanità e il Centro Europeo Epidemie stanno individuando una linea d'azione comune, anche perché il New Delhi è resistente a molti antibiotici.